Tommaso Dorazio, cursore di fascia sinistra per la precisione. Il 3-5-2 di Mr. Braglia ti costringe a percorrerla in lungo e largo. Hai calcolato quanti chilometri di media fai a partita? Ma purtroppo no, perché è un ruolo dove quando sali e poi nel modo in cui sali poi devi tornare, quindi è un ruolo che quando ti adatti a farlo non devi pensare, cioè soprattutto a correre, perché è la cosa che devi fare principalmente. La lunga sosta non è servita solo per ricaricare le batterie, ti ha dato anche la possibilità di ricevere un prestigioso riconoscimento personale, il Pallone d'Oro abruzzese. Sì, mi ha fatto molto piacere ricevere questo premio, perché comunque è sempre una grande soddisfazione sia per il popolo abruzzese da dove provengo e sia per quello cosentino che mi ha, diciamo, permesso di ricevere questo premio con la cavalcata che abbiamo fatto, e quindi un 2018 fantastico. Torniamo alla gara casalinga con l'Ascoli, un pareggio giusto per ciò che si è visto in campo? Sì, per larghi tratti penso sia stato giusto, poi a parte gli ultimi minuti che abbiamo un po' sofferto, però ci sta, nel calcio si attacca, ci si difende, sono fasi della partita e credo che il risultato più giusto sia stato il pareggio. Difesa blindata, Perina non subisce gol da quasi 400 minuti, forse c'è però da lavorare sulla fase offensiva dove ultimamente latitano un po' i gol. Sì, noi ultimamente siamo migliorati un sacco in fase difensiva con Pietro che sta facendo benissimo e niente, adesso dobbiamo continuare a lavorare difensivamente sempre di più e dobbiamo alzare un po' di più l'asticella lì davanti, perché il gol ci sta mancando e quindi vuol dire che dobbiamo fare qualcosa assolutamente per invertire la rotta. L'ultima rete realizzata porta proprio la tua firma, rete che poi ha permesso di portare a casa la vittoria in quel di Venezia. Un contropiede perfetto, un diagonale vincente e una dedica speciale. Sì, diciamo che è venuto da un contropiede fatto, amministrato perfettamente, e diciamo che sui contropiedi, diciamo che è la nostra arma. È venuta una bellissima azione con Aime, che poi ha fatto un grandissimo assist a mio parere. Io non ci ho pensato due volte, ho tirato di prima e ho fatto gol. Poi la dedica veniva a Natale, quindi è stato un regalo, diciamo, un po' per tutti, però soprattutto per la mia compagna che porta in grembo nostro figlio Alessandro, che nascerà nei primi di febbraio, quindi è stata una dedica speciale per quello, è stato un gol speciale, quindi è stato tutto molto più bello. Lunedì si fa visita all'Hellas Verona, una formazione che non attraversa uno dei suoi momenti migliori, ma rimane comunque un avversario temibile. Il Verona l'anno scorso stava in Serie A e quest'anno penso che sia partito per le ambizioni, cioè diciamo per risalire la classifica e per ritornare in Serie A. Noi sappiamo che squadra andiamo a affrontare, non avremo la superficialità di pensare che sarà una partita facile. Andiamo come prepariamo, come abbiamo sempre fatto, con tanta umiltà, con tanto lavoro e tanto sacrificio, perché sappiamo che comunque possiamo giocarcela con tutti, come abbiamo dimostrato finora. Un nostro follower ci ha inviato una foto da Bondi Beach, una delle spiagge più famose d'Australia. Indossava la tua maglia. Puoi dire di aver esportato il marchio Cosenza oltreoceano? Guarda, quello che ha fatto quella foto è mio cugino, fa Dorazio come me, Giuseppe. Mi aveva detto che quando praticamente si trovava lì mi avrebbe fatto una foto e la mandava, e così ha fatto, mi ha fatto tante risate perché è simpatica come foto, però diciamo che col Cosenza si sta andando in giro per il mondo, è una cosa molto molto bella.